We are live, ok. E buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Expert in Export. Oggi parleremo delle opportunità offerte da Hong Kong e dalla Cina, quindi anche da Hong Kong come porta di entrata anche per il vasto e complesso mercato cinese. Abbiamo diversi ospiti collegati con noi proprio da Hong Kong e pertanto abbiamo deciso di suddividere gli interventi in due sessioni. Nel primo panel interverranno dal team di Invest Hong Kong Angelica Leung e Cindy Wong. Hello, good morning, good afternoon for you. Dall'Italia abbiamo invece Stefano De Paoli, che è rappresentante proprio per l'Italia della branch di Invest Hong Kong. Buongiorno Stefano. Buongiorno Alessio, Ok, and good morning. il primo panel sarà in lingua inglese, mentre invece durerà più o meno un'oretta. Poi se avete ovviamente delle domande scrivetele in chat e io le riporterò ai relatori. Nel secondo panel invece interverranno esponenti italiani dell'imprenditoria e delle istituzioni che vivono proprio a Hong Kong e quindi potranno testimoniarvi quanto è complesso fare business in quell'area o facile a seconda ovviamente dei progetti e delle aziende che si approcciano al mercato. Bene, io partirei quindi con il primo panel in lingua inglese. Thank you, Angelica and Cindy, for being speakers today. It's a great pleasure to having you with you with us and your collaboration with us. Thank you, Stefano, for your professional support and also for Thank you. joining both panels today. So Thank you. let's start with the speech. Please, if you want to share the presentation on the screen, you can do it by yourself. So I think the first speaker is going to be Angelica, right? I think I will start with a short Oh, Stefano, introduction of okay, the Stefano, general okay. advantages, Yes, and okay. then I will pass on to Cindy and then to Angelica. Okay, Okay. great, okay. And can you see already my PowerPoint or No, you have to not yet? share it on Wait, by I think yourself, I yes. thought I was doing it already, but for some reason. Give me a second. Share. Strange. Share screen. Share screen. PowerPoint. Sorry, just give me a second. Don't worry, I'm the director, so okay. Can you see it now? Yes, Yes? I'm going Okay, so I'm to going add to to the extend screen. it. Yeah. Go to the Okay. presentation. Yeah. Is it okay now? Right now, no. Why is that? Yes. It's okay. Stefano, it was okay. Okay. Yeah, go So, to the presentation well, and thank share you, the screen. Alessio. Thank you, Alessio. Go ahead and good morning, everybody. Let me introduce myself and Invest Hong Kong first. My name is Stefano De Paoli. I represent Invest Hong Kong in Italy. Invest Hong Kong is a government agency responsible for assisting foreign companies in their expansion plans in Asia via Hong Kong. And most importantly, our services are free because we are a government agency, so we don't charge for our services. The crisis caused by the pandemic requires our companies to relaunch exports with renewed impetus without delay, to recover turnover and the desire to grow quickly, but above all, to reduce dependence on the domestic market, which is suffering badly, as we all know, unfortunately. Well, where to start from? I think the answer can only be from China, the only country in the world that comes out of the crisis by accelerating its internal development. A country that, for the size of the market, the rapid growth of the middle class, the strong demand for foreign goods, the strategy of the government of Beijing to stimulate imports and domestic consumption to recover the lost GDP on international markets must be the first target for our businesses if they want to start growing quickly again. Among the many approaches to the huge Chinese market, the one that passes through Hong Kong is by far the most accessible. A true fast track,
I call it, a privileged path forward towards the enormous opportunities that China offers to foreign companies and innovative and original projects and products. With contents of Italian design and taste very much in demand in China, companies with advanced technology, luxury and lifestyle products, that is the most accessible is in for many reasons. First of all, because Hong Kong is the nearest city to us when it comes to China. Nearest city, not only because Hong Kong is immersed in a gigantic metropolitan area of 70 million inhabitants distributed in the cities such as Shenzhen, Guangzhou, and other 8 cities that make up the Greater Bay Area, the region with the highest concentration of industries in the world. Hong Kong is closer to us also in terms of culture, language, lifestyle, business habits, availability of financial services, and all kinds of services which greatly facilitate the life of European businessmen in the process of integrating our economic activities and managing our social relations in the Asian continent. Hong Kong has many advantages. I'm going to mention only a few of these great advantages today that Hong Kong has to offer to us, because I wish to elaborate further with each of you privately when you hopefully will get in touch with us to discuss your plans for Asia. One of the great advantages, often not sufficiently understood by people that are not used to travel to China, is the communication aspect. Hong Kong is a region of China that speaks English. In fact, English is the official language in Hong Kong. Hong Kong is a free economy. Goods enter and exit in record time without restrictions and licenses. Payments in the same way enter and exit quickly through the local banks in any currency, of course, including the Chinese renminbi, without any particular formalities. The local currency, Hong Kong dollar, linked to the US dollar, protect capital and profits from foreign exchange risks. A competitive and simple tax system. I was saying Hong Kong is closest and easiest for many reasons. One of these is the simple and very moderate tax regime, which demands only 8.25% on the first 2 million Hong Kong dollar of corporate profits and 16.5% on the remaining part, a ceiling of 15% on the income of individuals, no VAT, and none of the dozens of other taxes with which we are accustomed to live in Italy. Not to mention again the generous amount of government funding schemes in support of a wide range of activities available to foreign companies that set up a physical operation in Hong Kong. Finding a good agent in China can be quite challenging and time-consuming. It may take years before you can find one that satisfies your requirements. Setting up an operation in Hong Kong, on the other hand, can be an easy, inexpensive, and straightforward process. Think about it and talk to us to find out more when you think you are ready to plan your next step in Asia. Hong Kong is an open city, offering access to a world of opportunities for businesses that are ready to take them. International competition does not allow the luxury of waiting. Those who do not move quickly may not have a second chance. Think about it. Today, we have chosen to talk about two of the most important sectors for the Italian economy, that of the trade in luxury goods and that of food and beverage. My colleagues Cindy and Angelica are among the top experts on opportunities in these areas in Hong Kong and mainland China. I'm sure you'll be able to get more excellent hints on your next move to the Asian markets from them. Later, we will have an opportunity to hear the experience of some Italian entrepreneurs that have set up their trading operations in Hong Kong and to ask questions and advice. Most importantly, don't forget to get in touch with us in Italy. At any time, Invest Hong Kong services are free. We don't charge for advice and our assistance. Thank you. Okay, thank you, Stefano.
Okay, now is the, let me close your. Thank you. Okay. Hello, good morning, everyone. This is Cindy from Invest Hong Kong, and it is a great pleasure for me to share with you today the food and beverage landscape and opportunities in Hong Kong. Special thanks to Alessi and Stefano in putting the webinar together and inviting us. Let me share my PowerPoint with you. Okay. I personally come to Italy for many times already, and we really look forward for more business trip to Italy and to work with Alessi and Stefano in the future. So I would say Asia coming out from COVID-19 a bit faster than the rest of the world, and we have seen some new normal for our lives already. Fortune favors the bold in the times of crisis. Now we need to ride on the trends and change our strategies to embrace the new normal in consumer markets and behaviors worldwide. So how big is the market in Hong Kong and China? Technical problem. You want me? You, let me see. Brother Angelica. No, I don't have it. Okay, should be fine. Okay. Okay. How big is the market? Stefano just mentioned about the GBA area. We have 71 million population. For Hong Kong, we have 7.5. The labor force, we have half of the population, we are eating out. That's why we have 16,000 restaurants in Hong Kong. We need a lot of food ingredients, food products. We import 95% of food from overseas. So what items are we exactly importing into Hong Kong? You can look at the red colors, meat, vegetables, fruits, dairy products, eggs, seafood, all these four items already cover more than 70% of our food import. But also, we import others. So I'm sure, you know, you are one of them already. For our trends in Hong Kong, after the COVID, food grocery is the most resilient sector during the COVID situation. Hong Kong as a tourist destination, which received 60 million visitors each year in the past. Restaurant and retail sectors are hard hit when there's no travelers coming in. But we still have almost a 10% increase in supermarket sales last year, all due to work from home, new normal, and government's measure to keep social distance. Huge potential for food and beverage companies to tap into the supermarket. And also, since all consumers are eating more at home, and there is a surge in the demand for cooking ingredients, we cook more from home. In Hong Kong, food distributors and restaurant groups are expanding quickly into its new online B2C grocery markets. The pie for B2C grocery business is bigger now. Our speaker, Mikhail from Simply Fresh, will tell you more how they enter this new venture in the later session. A new online consumer ecosystem is evolving. Food delivery companies are expanding into e-grocery, while others are also tapping into the meal delivery business. New normal of staying home more means there is continuous demand for takeaways, online shopping, and frozen meals.
Nowadays, we are eating healthier these days and more concerned about the origin of food, certification of food. Organic food sales is ever increasing, and Hong Kong consumers will really look at the food labeling carefully when we buy food. So in the last 8 years, we had a 51% increase of sales of organic products, and the most popular categories are breakfast cereals, cheese products, pasta, bread, and jam. These are figures from Euromonitor. Apart from organic food, healthy food, Hong Kong and the world is also now focusing more on food sustainability issues. We are starting to include more plant-based ingredients into our meals. Brands like Beyond Meat, Just Eggs, Impossible Foods are also having good response from Asian consumers. They are selling in supermarkets and in most restaurants already. It is trendy to include a few plant-based items in your menus to cater to the vegan market. And if you are from the food test center, there are already different incubation and accelerator programs offered by Hong Kong government and relevant organizations. There will be R&D expenditure to offset tax if you put a small team of R&D staff in Hong Kong. You can find us if you are from the food tech team. We have more initiatives coming on, you know, for this sector. Turning to restaurant and food business, food services nowadays are modifying their menu items for takeaway and delivery, and also setting up of central or cloud kitchens to minimize cost and investment. Pizza and burger places nowadays are sprouting all over the city. So Italian pizza are very popular, especially for takeaways. Hong Kong is small, but nowadays small is the new big. Small size shops, we have, you know, smaller size shops to serve the locals. Size can be as small as 200 to 300 square feet. And then it is great for entrepreneurs and chef owners to test out their new concepts and also even replicate for a franchise model. We have a good franchise operation tradition in Hong Kong and in Asia. And please let us know if your brand is interested to find master franchisee in the Greater China area. I just mentioned a few different models to enter Hong Kong market. If you are F&B or food and beverage product trading companies, you want to expand into Hong Kong. First of all, you better to attend the trade fairs here virtually or physically to understand the industry, to meet with industry people and the buyers and partners. And then you will be able to set up your own marketing office designed on sell through online or through stores. Or another model is to sell through a distributor in our city. So talk to us and then we can give you more advice on these different models. Stefano briefly talked about the opportunities. What is GBA? Let me go into a little bit more details. But I'm sure in the months to come, we will have different webinars to share with you on the GBA opportunities in food and beverage and retail again. GBA actually consists of 11 cities, Hong Kong, Macau, two special administrative cities, and 9 cities in southern China. As Stefano said, 71 million population and transportation within 3 hours of reach. Hong Kong, you can see from the chart, Hong Kong got a GDP per capita. It's almost the highest in this 11 cities. You can see that it's highest in Macau. Most likely it's because of the small population in Macau as well. But Hong Kong still, we got the second highest GDP per capita. So it is we have very high disposable income in this 11 cities. And each city actually have our own strength in terms of international and also domestic projects. In terms of the size,
the whole GBA actually is the biggest Bay Area comparing to other Bay Areas in the world, like in San Francisco or in Tokyo. And actually, GBA, we will focus a lot on financial services, innovation and technology center, and also the manufacturing base for a lot of products in China. Because of the time today, so I just want to briefly talk to you about the wine market in China. No matter, you know, it's good time or bad times, I'm sure, you know, wine consumption won't go down. Wine will see a strong rebound in its performance in this year. And then according to Euromonitor, champagne and other sparkling wine will also see a strong and dynamic growth. And e-commerce will be the biggest channel for off-trade and with an emphasis, you know, on home delivery as well. Actually, Hong Kong will be a very, you know, unique market for Italian wine companies. In my opinion, French and Australian wines are doing very good in Hong Kong and China already, but Italian wines, and especially, I would say, Prosecco, actually, we need more brand names. And like, if you have no wine industry, yeah, please, welcome to talk to us. So for GBA opportunities, you know, in what ways you can benefit? First of all, if you use a Hong Kong holding company to hold a China company, actually, that will be a 50% off of the withholding tax from 10% to 8%. Hong Kong is a risk manager to enter China. You can test out the concept in Hong Kong. We share the same dialect, Cantonese, with similar eating habits. And then you can go to Macau first, due to similarities of doing business and others, and you can go to other cities next. For Hong Kong, Ikenso can also be your marketing agency for China. Hong Kong, Macau, and other nine cities in China, consumers tend to use different social media channels. Hong Kong, we use Instagram, Facebook. China is WeChat and Douyin. So Hong Kong is traditional Chinese. China is simplified Chinese. And Hong Kong has a free flow of information. And we have plenty of professional services agencies to monitor global trend and adjust marketing strategies for you faster. Lastly, it's about fund manager. Hong Kong can be the fund manager and the match maker for your expansion. We have a comprehensive banking system, free exchange control and capital, and many food and beverage clients use Hong Kong as a place to raise funding and search for the right partners to expand into GBA together. Okay, this is the last part of my session. I will share with you two areas of case studies. First of all, is the very popular food tech. We have the Italian plant-based drinks, Orasi. Orasi, Hong Kong actually is original headquarters for Asia Pacific. They are doing very well and selling in most of the supermarkets already and through different online channels as well. The special feature about Orasi is they also have an Orasi Academy for cooking classes. Is headed by an in-house chef. So they organize different cooking classes with media, with KOL, so that they can, you know, post on social channel, which is, you know, can benefit both the branding, the supermarkets, and also benefit the consumers. Actually, Italian product is always popular, always much loved by Hong Kong people. So we have also entrepreneurs in Hong Kong, Italian entrepreneurs, set up the restaurant called Italian Club. It also goes to meal kit delivery already. And then we have Simply Fresh. Michele will talk about its new venture. And then we have, of course, we cannot miss Truffle. So Sabatino, Tartuffi, they also do crossover with different Chinese cuisine, with different Chinese restaurants. While affordable premium family delights are much loved
Hong Kong, of course, we have our three Michelin star Italian restaurant, 8.5 Otto. But also we have different Italian brand names sprouting all over Hong Kong and doing very well, like the Illy Coffee, our beloved you know, gelato and chocolate from Vanke, and also a new pizza place called Gustachi. So if you are interested, you know, to come to Hong Kong to look at Hong Kong's market, come to our events, online and virtual. Nowadays, we have all year round happenings in Hong Kong, from, you know, from May until end of the year. A lot of them are food and beverage, wine and wellness focus. We will share this PowerPoint with you later, after this webinar. I hope the above, I have provided some useful observation with this presentation. There are plenty of opportunities to spend in Asia and China through Hong Kong. If you wish to know more, don't hesitate to get in touch with us. Here is our contact details. I here wish you all good health and all the best. Stay on for our next speaker, Head of Consumer Products, Ms. Angelica Leung, who will talk you through the trends and opportunities in other retail aspects. So now over to you, Angelica. I will stay for the Q&A later. Thank you. Thank you, Cindy. Thank you very much for your very interesting presentation. So let's move on with Angelica, that is the Head of Consumer Products of Invest Hong Kong. Hello, Angelica. Hi, good to see you virtually. Unfortunately, also, virtually. Yes, I'm also a big fan of Milan. Okay. Yes, we used to visit Stefano almost every 2 years. You know, now we only can see you virtually. We wait for you physically, yes. Angelica. Anytime, you're always welcome. You and Cindy, of course. Thank you. Okay, we're just sharing the screen at the moment. If you give us a few minutes. So yep. In the following presentation, then I'll be talking about the new retail models. And a very hot topic now in the fashion side is about circular fashion trends. And I understand that Hong Kong worldwide is not known as a place for sustainability and circular economy. So hopefully with today's presentation, we can let you know all the latest and trendy updates happening in the city over here. So as you've heard from the F&B side, similarly for brands, you know, Hong Kong is a really important market for Italian brands. There is also, you know, such an idea of Italian style, or Italian Dolce Vita, you know, that kind of lifestyle. So we're seeing both from luxury and also to houseware and also to many B&B, B2B functions. So, okay, so let's go on. When we see a lot of the reports, they're talking about the Chinese consumer. I'd like to use this graph from Tovegear just to highlight that the mainland Chinese consumer and the Hong Kong consumer does have quite a lot of differences. Firstly, if you can see from the first and second bars of this chart, the mainland has preferred online shopping over stores, while in Hong Kong, the physical shopping aspect is still very, very important. So when you're entering into the Asian market, do remember, similar to Europe, Asia is not just one market, but many fragmented and different cities. This one is an important slide for those, especially in the luxury segment, and also echoes Cindy's presentation when talking about disposable income in the city. I do believe this number is underrepresented, but even from published statistics for high net worth individual, there's over 170,000 in Hong Kong. But honestly, I do believe this number is much more than reported. So this small but important segment of the market is supporting a lot of the retail, not only luxury, but a lot of lifestyle, health, wellness, fine dining,
art this consumers. So in Hong Kong, which is I think an element that's quite different than to European retail scene, is our the wealth of shopping malls in Hong Kong, the variety, the segmentation, and the location of different shopping malls. So this one shows 9 of the most premier ones. And when we're talking about shopping mall, the benefits are you have a curated selection, food, entertainment, retail, for example, movie cinemas, ice skating rinks, all in one. Curated, you know you won't have your competitor right next to you on this, and there's going to be a good mix. It's somewhere that Hong Kong consumers or visitors can spend the entire day. But the other point to make is if you choose to go into the shopping mall, there are a long waiting list of brands. Even during COVID, we're talking about hundreds of brands waiting to get in. And then you also need to work really closely with the landlord on your design, on your product mix, on your promotional activities. So if you are thinking about retail in Hong Kong, definitely the shopping mall ecosystem is something that you need to know. And our team in Hong Kong would be happy to talk you through the specialties of each type of shopping mall. So what happens inside the shopping mall? There's also the use of creative spaces, such like pop-up space. So this is the Gucci's latest collaboration with Doraemon, which is a robotic cat and is well loved across Asia. So there's a lot of localization of brands, how to interact with consumers, and shopping malls provide a really good space for brands to do this. Of course, some brands that have already been here for a long time, both from luxury and in other, for example, homeware, even in sourcing. So if you can see on the text, it's about Hong Kong being a center of fashion trends, people coming to look at the latest styles, to be inspired, to look at what's available in Hong Kong. So that was jewelry. And we also have personal care products using Hong Kong as regional headquarters and working with their retail partners. So if you come to Hong Kong, it doesn't mean you have to set up a store. But if you are doing retail of your products in Hong Kong, it's important to work with a reliable partner and also maybe have a very small local team to work with your partners in Asia, in marketing, in training, in logistics. So going forward, I'd just like to show a few pictures of some new retail ideas that we're seeing in the region. So this one is Pop Mart. It just listed in Hong Kong with an IPO of 5 billion Hong Kong dollars. So that's about 700 million US dollars. So for this one, they are a blind box. So what it means is you actually don't know what you're buying, and that makes you buy more and collect more of the goods. And then this one, I believe, is very interesting for the Italian market, is houseware and personal care, boutique, home furnishing, home decorations, which is so strong in Italy. Starting off your Asian experience, perhaps not setting up your own independent boutique, but working with some of the established multi-brand retailers to get exposure for your brand and using their existing database and traffic. And also we're talking about e-commerce, how to have a physical O2O pop-up store to promote your online channels. This is very important. And since during COVID in Hong Kong, we did not have a full lockdown. So this picture was just taken last month. And as you can see, it's been very responsive to consumer needs. There's already licensed products for face masks, for travel. This is because no one can travel, but actually the theme of this pop-up store is traveling. Our team also set up an unofficial Hong Kong Instagram account. So you can follow us at hashtag HK_Shopper. And we're going to be
taking pictures of what we see in the shopping malls around the city. And this is a good and easy way to keep abreast of what's happening in the retail scene in Hong Kong. So these are also companies that have opened in Hong Kong during COVID and have enjoyed a good business just from the whole local Hong Kong population. Again, jewelry, fine jewelry or mass brands is also a very big strength of Italian companies as well. So the French Van Cleef, they have one of their Ecole for fine jewelry in Hong Kong. It's an educational center, but it does show the interest of Hong Kong and Chinese consumers in jewelry and gemstones. In the next section, I talk about circular economy and perhaps let you know what R&D is being conducted in Hong Kong as well. Again, referring to the high net worth individuals, sustainable investing, green bonds, green finance is what investors are looking for within companies and an important part. In Hong Kong, one of the leading NGOs in sustainable fashion is called Redress. And you can see from the two posters here that they're already working at the secondary school level, teaching the future consumers of tomorrow about the importance of sustainability in fashion. And they also host one of the world's largest fashion design competitions. And if you go onto their website, they have a very comprehensive video that you could watch. They also have a brand called the R Collective using luxury fabrics that would otherwise have gone to the landfill and make capsule collections of fashion. And this is also what they are doing to reduce waste. They're also working with fashion retailers in Hong Kong to collect, reuse, and maybe resell items of unwanted clothing. So when you buy a new clothing, you can also see in some of the shops there will be a collection box. On the other hand, also related to circular fashion is in the luxury watch segment. It's really important to note that it's very easy to set up a business in Hong Kong. The tax rate is very simple, and because there is no GST and VAT, no import duties and no export duties, it means that these products, especially in the luxury segment, can easily come into Hong Kong and use Hong Kong as a distribution and warehouse location. So this young entrepreneur, he is about, I think, between 23 to 26 years old. And he started with Instagram, and now he has a pop-up location in one of the premier shopping malls in Hong Kong, just focusing on secondhand luxury watches. For Vestia Collective, which has several million members worldwide, these companies also e-platforms can consider to use Hong Kong as a home for warehouse logistics, also because of the no GST, VAT, import-export duties. And of course, a very important function for all luxury brands is the authentication. Resale is not limited to adult products, so Retaicle is a Hong Kong-born platform selling children's wear, especially focused again on the luxury segment. And for this one, we would like to point out that Sarah is a female entrepreneur, and also she successfully did capital raising through her Hong Kong business. Again, Hong Kong as a research center. The Hong Kong government has set up several research centers that focus on interesting types of research. And for this one, you can see from the videos below of how to turn food waste into fabric textiles. And also they have other inventions such as UV self-cleaning textiles, which is very useful in the F&B industry for uniforms.
The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel also has a G2G recycle process, garment to garment. So in this location, you can bring your old sweater and it can be re-knit into a new one. So if anyone is coming to Hong Kong in the future, please let us know. We'd be happy to bring you to this site to have a look at garment to garment recycling. And then finally, we'd like to mention the Future of Sourcing report that we wrote last year in collaboration with KPMG. It is a very big document of 70 pages. So we have the PDFs available. If you're interested to know more about sourcing in Hong Kong, please do connect with Stefano De Paoli and he'd be happy to send you a soft copy. Again, Stefano has already mentioned this, but for the first 2 million of profits, the tax rate is only 8.25%. And again, you please do look at the box where it says no. That's all the taxes that we don't have in Hong Kong. So please come get in touch with us. And we have teams, sector specialist teams to work with each individual company to see what Hong Kong can be part of your Asian strategic Asian strategy. So thank you very much. Back to you. Thank you, Angelica. So let me just remark that it's possible to write your questions in the chat. And there's a question for Cindy. Okay. So wow. I'm just going to read it. So literally, if you import food in Hong Kong and it's declared there, then is it possible to have free access to mainland China? I mean, I think so. If you import food in through Hong Kong, then it's possible, and do the custom in Hong Kong, then it's possible to have a free access to mainland China. So to bring the products to deliver the products to mainland China. Understand, yeah, this question, thanks for the question. So let me explain. Under one country, two systems, we really have two systems, you know, in Hong Kong and China. Hong Kong is a free port. So most of the food items or even, you know, consumer products coming to Hong Kong, no duty and okay. Very, very forward. And most of the food items actually can come into Hong Kong tariff-free and no pre-approval of license is needed. But for China, it's a totally different system. And most of the time, for food items, when you want to enter China, you need to work with an import agent who get a license to import. And you need to clear the customs and also clear the taxes in China first. So what I will recommend you will be to set up, you know, an entity in Hong Kong to work with Hong Kong distributor, or you do your own importation first to understand the market in Hong Kong and also know the contacts and partners in China. For China, you know, for selling to China, it's very often that you may need to work with different importers and different partners in different cities, because different city, they very often they will have their own systems, their own customs, they have own, you know, taxation, a little bit different city by city. So I would, so if, you know, this inquirer, you know, want to know more about Hong Kong and China, we'll be happy to assist and then to connect them, you know, with the relevant partners and then to discuss, you know, ways to set up in Hong Kong. Okay, there's another question. What are the rules and sanitary rules, so labels or duties to import and distribute wines and spirits to Hong Kong? You mean the rules? Yes. Oh, very easy. You are welcome. Okay. No wine duty. It is the no. Okay, no duties, okay. Also no. For the wines and the spirits. Yes. Please come. We need Italian wine and Prosecco. Please come. No license, no pre-approval of license is needed, no duty.
because we demolished, we cut the test duty for wine more than 10 years ago already. So, and also we have plenty of Italian restaurants and also European restaurants that are serving Italian wines already. So we have some, you know, market share for Italian wines, but not enough, I would say. Okay. There's another question. It's both for Cindy and Angelica. So has Hong Kong performs a trendsetter role for interpreting the taste of Chinese people in fashion, food, etc.? Do you think it would make a sense to test the Hong Kong market before facing the Chinese market as a whole? And if so, what channel do you recommend? Yes, absolutely. I think for all lifestyle segments, because the historical reasons that it's very easy for international businesses to come to Hong Kong, that means Hong Kong is popular not only just for the Western segment, but we have international brands from perhaps from the Middle East coming, from South America, from North Asia, from Russia. So we're really seeing an international mix here. So because of the ease of doing business, I think in Hong Kong, we've been able to enjoy this international mix of lifestyle products for much longer than many of the cities in mainland China. And also we have to make sure one understands that, you know, especially for lifestyle and food, it's a very neighborhood or local consumption. It's not e-commerce perhaps can reach a bigger area, but if you're going to go to a physical store or if you're going to a restaurant, the size of the city and who else is here and the neighborhood you're in greatly influences your success. So by having a population, a very dense population of about 7.5 million people in Hong Kong, plus pre-COVID times of 60 million tourists, it means that the range and variety that's on offer here is much more rich than in many other cities across China. So I think it's a one place that you can experience a lot. Okay, great. And another question, do companies need to register their brands before exporting in order to protect them? Trademarks, labels, brands? Yes, for the consumer products this area, we have heard cases of what they call cyber squatting. So, which means that there are professionals on the mainland that already buy up all popular URLs. So that means, especially going into the mainland, many of these brands have not been able to own their own website and need to buy back this at very high cost. So we do need to understand that for trademark registrations and especially for internet domains, please do that before coming to Asia or at least start the process. There are specialist lawyer firms that are in IP protection. And we do need to know that the jurisdictions are separate for Hong Kong mainland. And usually you would do Taiwan, Macau, Singapore. So for each of these locations, if you're planning to come in Asia, it is worth to start the trademark application much earlier. Copyright in Hong Kong is automatically protected. It's only about trademark and internet sites. Okay, great. There's another question for you. What is the situation due to COVID in the retail market? Are there available stores and what the price of these stores? You already said that, for example, in the shopping mall, there's a waiting list, but what's the situation outside the shopping mall? Yes, understand. So we actually have another webinar we did a few weeks ago, it's also with Cindy and our other colleagues, and we interviewed some boutique brand, multi-brand retailers, and they have been very positive. They said landlords have been very open-minded during the COVID. They're looking for brands with a good mix, and they felt and now that the Hong Kong population is not traveling, that
the expense, like the shopping has been now much more localized. So for the brands that have been able to adapt, being creative and working with good relationship with landlords, either in the shopping mall or on the street, actually they have been doing very well. So it really depends on which location you're looking for and what's your product mix. So I think this is a very specialized question, but I think on the food side, mm-hmm. it's similar, right? Well, for the food side, what we can see is, you know, from property agents, they told us actually they have more inquiries from overseas brands that they want to come to Hong Kong already because there is a drop in the rental in shopping mall and also on the street level of shops already. So people, you know, are also looking at this time as a window to come in, you know, with the 60 million tourists in the past, really, they really made the rental price was really high, you know, in the past. But now is a good window for a lot of like smaller, I would say smaller coffee shops, because nowadays companies or consumers, they are looking at takeaway a lot and also smaller size, you know, takeaway shops on restaurant. So I think, you know, that will benefit a lot of, you know, takeaway and more casual style, I would say, restaurant or brand concepts. Yeah, I think one message I also want to put across that is don't wait for COVID to end before you think about Hong Kong. I think now is the time to start planning. It does take time. We understand that, you know, there's no, the borders are still closed, but there's still a lot of activities you can start planning for without having to fly here. And I think that's a key message that we're trying to put across in all webinars. You know, start the planning early. Talk to Stefano, talk to us in Hong Kong. There are things that we can start doing remotely, especially understanding the market and having some basics in place, such as IP registration or talking to your lawyers, setting up the company, planning for a bank account, all those things. And getting the cash. Okay. There's another question that is connected to the previous one. So just to have an idea, how much does it cost to rent and 12 or 36 square meter inside the mall or in a classic building with one window in the street? So a small store, more or less, what's the cost, the average cost per month? Well, even though the rental costs have come down, it's still, I would say, very expensive compared to Europe. I think we've got to be realistic for that. But what we need to know is that stores and the restaurants in Hong Kong are much smaller. So, you know, when we talk with a lot of European brands, we tell them to reconsider the size. Make sure maybe it's even half the size of the European headquarters or your European normal. But even at a small location, you may be doing double or triple amount of business in Hong Kong because of our density. So I think just looking at the rental price is not holistic enough. We need to calculate what is the best size and then calculate the rent. Yeah. And also to supplement that, also our shopping time each day and eating time each day for Hong Kong people, we are much longer comparing to the rest of the world, I would say. We start eating and shopping from 9, sometimes to midnight. So, you know, the sales volume you can attain, you know, from a location will be much, much bigger than a normal, you know, operation, you know. Worldwide. May I say something? Because the question was two alternatives: a store in a shopping mall or in a building. You know, the difference can be huge. While a store, a retail store in a shopping mall, can be really very, very, very expensive. Some very often unaffordable. An office space for a showroom for any commercial activities can be much more affordable. And I would say very comparable to the cost in Milan. I think if you have an idea how much is rental of an office, 50 square meter, 100 square meter in Milan, it can be down in the central or it can be in a more commercial areas. Very comparable, almost the same, I would say. Let's say anything between 1,000 to 2,000, 3,000 euro per month is absolutely possible in Hong Kong. Okay.
Okay, great. So I think we are on time. There aren't other questions, so I think that we can close the first panel, the first part of our webinar. So thank you very much, Angelica and Cindy. Thank you for your information. I think someone is asking if their presentation will be available after the webinar. So I think that Stefano can send the presentation to us, and then we can share the presentations with our followers, with our members, if you agree. So thank you very much for your speech, and I hope to meet you in the next future physically in Hong Kong or in Italy. Yeah. There was there is a question that I don't want to appear as we wish to avoid. It says, how about the protest and strike versus China? In China, the social unrest towards China. Did you solve it? This is the question. Perhaps briefly, because, you know, I'm aware, I've got my opinion. I'm sure each of us has its own opinion. It may take hours to explain the real situation. You know, the press, the media in Europe has reported a lot of lies. I must say, a lot of incorrect information, giving the idea of Hong Kong as a place where brutal police is doing. Hong Kong is one of the fierce places in the world, one of the best places to live in the world. The police in Hong Kong has never been as brutal as in the USA or in France, just to mention a few places. Sometime even in Italy, don't forget, Italian police has been condemned by the European court for brutality towards terrorists. I mean, sometimes we forget these things, you know. Sometimes we forget that for the same reason, demonstrations in Hong Kong were towards independence from China. I must remind people that most of the regional government of Barcelona is still in jail because they tried the same thing a few years ago. A couple of years ago, the region of Catalonia, Barcelona, they wanted independence from Madrid, and they are still in jail. And the president of the region is still in Brussels or somewhere because he cannot go back to Spain. Now, you know, Hong Kong is really nothing compared to what has happened in some other countries from us. But having said that, 1 minute to Angelica and Cindy, because I think the question was really for the locals to tell their views. Angelica, Cindy, what do you want to say about it? We have been shopping as usual and eating as usual. I think for the last 2020 and 21, we've been more affected by COVID than any protests we have. Actually, there hasn't been anything large scale for the last 1 or 2 years. Mm. So I think Hong Kong as a business location, or especially for our lifestyle, I don't think that's affecting us anymore for that part. And even when it did happen, we actually got on with our lives very much. You know, we had previews of which districts to avoid or what time. So actually, living here, we do feel that the media has exaggerated some of the situations more than it was. And we still have plenty of expats, you know, living here and you know, doing that business here. Yeah. So. Yeah, more about COVID issues rather than. Okay. So I think thank you very much to my colleagues, Angelica and Cindy. It's been really a pleasure working again together. And please stay all with us, because we have another very interesting part now, because you will have a chance to talk to Italian businessmen doing business in Hong Kong in the same sectors. And you know, we have a more neutral, if you like, you know, but we are paid to tell you how good is Hong Kong, but they are not. So, Stefano, I just like to mention, because we may not have the emails of all the participants. So, if the participants do want a copy of the PowerPoint or our sourcing or anything like that, I do encourage you to write to Stefano. And I think that's important, so we can get back to you individually on whatever you need, because we not have your registered email. Okay. Yes, Stefano, you can also type your email in the chat. So it will be available to all the participants. And also, what is it?
Okay, also at the end of the webinar. Anyway, yeah. And also what, yes, at the end of the webinar, we'll have more chances to discuss all these issues, including our contact details. And one more thing, Alessio, if I'm not wrong, the whole presentation will be available on YouTube or other platforms, right? So all the contact details, everything will be there, right? Okay, yes. Okay, good. Okay. Thank you. So, thank you again, Cindy and Angelica. And let's start with the second panel. It is going to be in Italian. And we have, let me add the three guests. Okay. Allora, ho aggiunto gli ospiti da Hong Kong, gli ospiti italiani da Hong Kong. Allora, li introduco brevemente. Quindi abbiamo Ivano Poma, che è presidente della Camera di Commercio Italiana Hong Kong. Buongiorno Ivano. È mutato. Buongiorno. Eccomi. Okay. Buongiorno. Ci sentiamo. Poi avremo la testimonianza di Vincenzo Dubla, che è CEO di Tableau LTD di Hong Kong, e poi di Michele Bernacchia, che fa parte invece del gruppo Inalca. Ciao Michele, ciao Vincenzo. Buongiorno. Ciao Ivano, benvenuti e grazie per far parte del secondo panel. Buongiorno a tutti. Magari buongiorno a Stefano, che rimane con noi, la possibilità anche di insomma aiutarmi in qualità di moderatore nel dibattito con gli altri ospiti. Ma Alessio, se sei d'accordo, io direi che Ivano è presidente della Camera di Commercio Italiana a Hong Kong, quindi è il personaggio che più di ogni altro di noi rappresenta tutta la comunità business italiana. E Ivano, tra l'altro, devo dire, è stato il new elected, no? È stato eletto presidente della Camera solo da un mese, ma sta a Hong Kong da 30 anni, ma poi si presenterà da solo, quindi rappresenta la grande tutta la comunità ed è meglio, ovviamente anch'io mi farà molto piacere partecipare a questo dibattito. Vai Ivano, presentati ecco. Allora e soprattutto dici quante aziende rappresentate italiane, anche perché gli italiani cercano di imitare le strategie altrui, quindi magari riusciamo ad aumentare il numero delle imprese presenti. Ma di aziende, noi di membri della Camera di Commercio, io sono stato designato da un mese, quindi abbiamo appena cominciato e stiamo uscendo dalla fase Covid, perché qua abbiamo quasi zero casi al giorno, uno, due, qualche caso importato, però va direttamente dall'aeroporto agli ospedali e quindi non li vediamo neanche in città. Qua il Covid è praticamente finito. La fase 2 sarà quando riapriranno le frontiere, non tanto dal resto del mondo, che dipende dal numero dei casi e l'andamento della pandemia, ma verso la Cina. La Cina va a gonfie vele ormai da tanti mesi e va molto meglio del 2019, perché tutto lo spending power che si è manifestato nel resto del mondo con 200-250 milioni di cinesi che viaggiavano adesso è tornato a casa, quindi le crescite in Cina anno su anno del 2020 sono nell'ordine da 20 al 50-60%, wow. Quindi straordinario. E Hong Kong si sta integrando all'interno della Greater Bay Area, che è praticamente il sud della Cina, che rappresenta una grande fetta del PIL cinese ed è la regione che cresce di più nella media nazionale del sud della Cina. Quindi il triangolo, anche in termini di infrastruttura per ponti, tunnel, collegamenti di tre veloci, eccetera, è praticamente già integrata. Adesso Hong Kong è una regione a statuto autonomo, come fosse la considererei come la Val d'Aosta, una cosa del genere. Un paese, due sistemi, direi un paese, un sistema e mezzo, non due, perché ci stiamo avvicinando un po' di più alla Cina in termini non soltanto di controllo del territorio, ma anche infrastrutturali. Come voi sapete, la Belt and Road, che adesso non so come si dice in italiano, ma la Belt and Road è la massima espressione... La via della seta la chiamano. La via della seta, dell'esportazione, della capacità di creare infrastruttura cinese nel mondo. Quindi nel sud della Cina tutto questo è partito molto prima della Belt and Road. E noi qua per andare a Canton, 3 anni fa ci mettevamo 4 ore, adesso ci mettiamo 40 minuti. Quando riapriranno le frontiere, i cinesi potranno venire qua senza fare quarantena, noi potremo andare in Cina senza fare la quarantena,
Penso nell'arco di forse di poche settimane Hong Kong ripartirà nello stesso modo in cui si è fermata, perché noi tra febbraio e marzo del 2020 siamo passati da un tasso di occupazione del 95% degli hotel a un tasso di occupazione degli hotel del 3% in un mese, quindi si è proprio fermata l'ave. E partirà più o meno un po' come i tifoni, quando passa l'occhio passi subito alla massima intensità, non è progressivo come quando il tifone arriva, che lo senti piano piano perché prendi il cerchio, prendi la corona, quando passi dentro l'occhio poi riparti a velocità massima in pochi secondi. Quindi questo potrebbe accadere, siamo tutti pronti, aspettiamo, siamo sicuri che accadrà, non sappiamo ancora il giorno, ma ci stiamo preparando come camera. Siccome questo è un po', insomma, è un avamposto anche temporale della capacità dell'Italia di esportare, perché noi apriremo i nostri mercati prima del resto del mondo, prima dell'America, prima dell'Europa, a causa del Covid, e come camera ci stiamo attrezzando per poter dare la possibilità alle aziende italiane di affacciarsi su quel territorio senza dover necessariamente venire, anche perché dall'Italia a venire qua devi fare 3 settimane in albergo, che equivale a essere peggio che gli arresti domiciliari, perché non ti puliscono neanche la camera, per dire. Quindi è difficile venire qua. Però la camera può fare da ponte. Sentivo prima una domanda nella parte in inglese: quanto costa aprire un negozio qua? Sentivo da Invest Hong Kong, più o meno, è difficile perché da una zona all'altra i prezzi sono completamente diversi. Qua è una città di 7 milioni, però da un istituto all'altro il prezzo... Mi sa che c'è stato un problema, sì, magari si ricollega dopo. E volevo sentire un po' da Vincenzo invece qual era la tua opinione, qual è la tua anche esperienza. Vincenzo ha una PowerPoint, tra l'altro, credo. Sì. Poi magari... Aspetta, adesso si è ricollegato Ivano. Ok, si è ricollegato Ivano. Allora lasciamo terminare Ivano. Ci sono ancora, sì. Sì. Nessun problema. No, dicevo, sentivo i prezzi, la domanda che capisco, perché per uno che esporta prodotti di consumo al consumatore finale, aprire un negozio è il primo costo del conto economico. Qua, in questa fase, tantissimi negozi sono chiusi, e proprio nel momento in cui Hong Kong si riaprirà, i negozi riapriranno e ripartirà. I prezzi non si può dire che sono scesi, però i negozi sono chiusi. Come Camera di Commercio ci stiamo attrezzando per poter offrire un servizio alle aziende che esportano dall'Italia per poter avere dei temporary shops, quindi per poter affittare degli spazi all'interno di un shopping mall centrale con cui stiamo trattando, dei negozi per 3 settimane, per un mese, in modo da poter testare i prodotti, poter comprare online pop-up. In uno shopping mall del governo molto molto centrale, e potendo anche attirare all'interno di questi pop-up i KOL del settore. Quindi se uno, non lo so, esporta scarpe, chiamiamo quelli del fashion; se uno arriva con tableware, chiamiamo quelli del settore, e anche F&B, eccetera. Quindi questo potrebbe dare la possibilità agli italiani di testare il mercato prima di impegnarsi in un affitto di 2 anni, che se le cose vanno male è meglio fare l'azienda che non per l'affitto, in altre parole. Ok, grazie. E Vincenzo, ritorno da te, qual è la tua esperienza sul mercato? Raccontaci un po' anche delle tue attività. Beh, buonasera e tanto buongiorno per gli italiani. Noi siamo Tableau. Adesso magari parto subito con una presentazione, così che... Vai, te la condivido io. Ah, ce l'hai? No, tu fa la partita e poi l'aggiungo io al... Ah, ok. Eccola qua. Ci siamo? Sì. Perfetto. Allora, noi siamo Tableau, ci potete trovare sul web a tableau.com, su Facebook
Tableau Store HK su Instagram, Tableau Store HK, e su LinkedIn come una company, e quindi cercate Tableau. Cos'è Tableau? Tableau è una hub che è ad Hong Kong, ma che opera su tutta quanta l'APAC. Una delle cose di cui parlava Stefano prima, e che secondo me è importantissima, è che Hong Kong è centrale rispetto all'Asia. Di conseguenza, da Hong Kong ci si muove in tutte le direzioni, quando si può volare prendendo l'aereo, e in 3 ore si è a Singapore o Bangkok, in 4 si è a Tokyo, altrettante per Seoul, e poi ovviamente la Cina è qui sopra. E tutto sommato siamo anche vicini all'Oceania, che dall'Europa è praticamente a 24 ore di distanza, da qui rimane solamente a 9 ore di volo, 10 per Auckland. Quindi la nostra esperienza è di un'azienda per gli italiani sulla regione APAC. Siamo il link delle aziende, di parecchie aziende importanti dell'homeware italiano, uno dei settori più dinamici del Made in Italy, e lavoriamo su tutta l'APAC. Abbiamo ovviamente dell'expertise per fare questo. Siamo un team di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persone. Avremo a breve altri ingressi nel team. Parte di queste persone, Diego e Marisa, sono in Italia. Io, Vincenzo, Christian, Carola, la Winky, Alessandra e Vanessa siamo nell'ufficio di Hong Kong. La Unjo è a Seoul, uno dei mercati più importanti della region. I fondatori della Tableau siamo io e Diego. Abbiamo 2 esperienze diverse, veniamo vicende lavorative, culturali e professionali e personali diverse. In comune abbiamo l'homeware, tableware, kitchenware, più o meno tutto quanto quello che è relativo alla, appunto, alla tavola e alla cucina. Diego è titolare di un'azienda in Italia che si chiama Promotica e che fa loyalty program, e viene da una zona che è la zona nord di Brescia, la Valtrompia, una zona storicamente importante per la produzione di posateria, cookware e altri prodotti, appunto, della tavola e della cucina. Io invece, e quindi dicevo, Diego ha una importanza relativa al sourcing, quindi ai rapporti diretti con le aziende in Italia, con i brand soprattutto. Io invece ho un'esperienza di circa 20 anni di distribuzione su tutta quanta l'Asia e il Pacifico, appunto, di tableware. Christian, il terzo socio, è entrato di recente, verso la fine dell'anno passato, nel team. Viene anche lui da un'esperienza asiatica, prima di sourcing e poi di vendita, ha lavorato anche per aziende internazionali, e di recente è stato in un'azienda, un gruppo famoso del vetro italiana, Bormioli Rocco, azienda per la quale io anni fa sono stato GM, per la quale ho aperto l'ufficio di Hong Kong, che tuttora esiste. Ed è piuttosto proficuo. I nostri servizi, diciamo, alle aziende quali sono? Noi abbiamo una conoscenza del mercato a tutto tondo, e li possiamo ovviamente utilizzare le nostre chiavi di marketing e di vendita.
notate che marketing viene prima della vendita, perché quello che noi su cui insistiamo con le nostre aziende è che qui non si viene a vendere un prodotto, si vende un brand e poi di conseguenza il primo brand ovviamente è il Made in Italy. Poi si costruisce il brand vero e proprio, quindi di proprietà dell'azienda. E quindi è importante, come si diceva prima, nella parte in inglese, registrare i brand. È assolutamente fondamentale registrare i brand prima di avventurarsi in qualsiasi attività sulla region, in particolare in Cina, ovviamente. Abbiamo ovviamente conoscenza delle culture locali. L'Asia è fatta di 20 diversi paesi. Il motivo per cui siamo ad Hong Kong è che è un free port, si può entrare e uscire con molta più facilità che in altri paesi. I visti di lavoro sono relativamente più facili da ottenere. È un posto dove la lingua, appunto, è l'inglese, la lingua ufficiale. È una vetrina importante su tutta quanta l'APAC, perché noi ovviamente, adesso posso anticipare, lavoriamo sia come trader su Hong Kong, cioè compriamo e rivendiamo il prodotto dei nostri principals, che come, diciamo, tra virgolette, agenti su tutto quanto il resto della Cina. Quindi creiamo la vetrina su Hong Kong che fa branding su tutto quanto il resto degli altri paesi. La giurisdizione di Hong Kong è common law, quindi c'è una certezza del diritto piuttosto importante, quindi quando si investe in un paese è importante anche e soprattutto la certezza del diritto. E c'è una logistica che funziona su tutta quanta la region, per cui da Hong Kong con uno stock si può lavorare eventualmente su back orders e arrivare in pochi giorni di navigazione su tutta quanta l'Asia del Pacifico. Tornando a quello che siamo e che facciamo, lavoriamo a ricerche di market per le aziende che rappresentiamo, che curiamo. Siamo praticamente l'ufficio di rappresentanza dei marchi che poi vi mostrerò, e lavoriamo ai loro marketing plan. Facciamo una selezione del portafoglio prodotti, perché, come dicevamo prima, le culture qui sono 20 paesi, 20 culture diverse, ci sono cristiani, musulmani, buddisti, tutti i festival di questo mondo. Si festeggia il Natale e anche il Capodanno cinese, e il Diwali, e il Ramadan. Quindi, insomma, è un posto che è davvero multiculturale. L'Asia in generale ha molto più multiculturalità che l'Occidente. Il nostro marketing non può non partire dal digital. La Cina e l'Asia in generale sono modernità. Significa che praticamente abbiamo le bande velocissime. Il 5G è già praticamente una realtà. Chiunque lavora con il digitale, che significa che fa comunicazione con il digitale, ma anche pagamenti. In Cina e in tanti paesi dell'APAC praticamente si usano ogni tipo di pagamenti, ad eccezione del contante. Siamo praticamente cash free. Le banche sono tutte quante digitali. Il business è digitale. Quindi la comunicazione e il nostro marketing sono digitali. Quindi siamo su Instagram, su Facebook, su LinkedIn per quanto riguarda la comunicazione western, quindi tutti quanti i paesi che non sono Cina. E ovviamente adesso stiamo partendo da pochissimo, e questo, per questo motivo ci sarà questo nuovo ingresso nel nostro team. Stiamo partendo con WeChat in Cina, e quindi dovremo adeguare il nostro linguaggio
a quel canale lì. Partecipiamo, quando sarà possibile, lo rifaremo, ai più rilevanti show e alle fiere più importanti della region, per cui le nostre aziende, avendo l'ufficio appunto di rappresentanza che si chiama Tableau in Asia, non hanno bisogno di mandare qualcuno dall'altra parte del mondo una volta sola per capire, per cercare qualcosa, qualcuno. Ma semmai andiamo noi a supportare i nostri dealer che sono in giro appunto per l'Indonesia piuttosto che la Malesia o la Sud Corea, eccetera. In Sud Corea, per esempio, organizziamo anche eventi diretti al consumatore per appunto per il brand awareness, anche un semplice sampling di prodotti. Organizziamo live show, organizziamo campagne marketing e di comunicazione, organizziamo retailing, qui su Hong Kong poi vedrete tra poco, abbiamo delle partnership con i retailer più importanti della città, quindi con City Super, con Sogo e con Wing On. Questo per quanto riguarda ovviamente il nostro comparto. Poi ci sono altri retailer che sono importanti per altre parti. Però per quanto riguarda tableware e kitchenware, sicuramente siamo nel retailing che conta. Offline. Online invece abbiamo uno store su Hong Kong TV Mall, che è il più importante store online di Hong Kong, serve praticamente tutta la città. Hong Kong, dal punto di vista, diciamo, della vendita online, essendo un paese più evoluto degli altri qui in Asia, è rimasto un pochino più indietro. Infatti guardavo prima la presentazione delle colleghe, delle amiche di Invest Hong Kong, i consumi online sono indietro rispetto ai consumi offline, mentre il resto dell'Asia è al contrario, i consumi online sono decisamente più avanti dei consumi offline. Ma questo anche perché la città è più piccola, c'è un negozio ogni 2 metri, cioè la città è veramente offre di tutto a qualsiasi ora del giorno e della notte. Quindi... Scusa, una domanda, scusa se ti interrompo. Prego. Quanto costa la logistica? Cioè, spedire merce, tenerla stoccata lì in attesa di venderla o di spedirla da altre parti? Cioè, dei costi? Dipende. Gli spazi ovviamente su Hong Kong sono una cosa piuttosto importante. Per cui un magazzino a Hong Kong costa più che da altre parti, però dal punto di vista dei movimenti sicuramente è più conveniente avere la merce a Hong Kong piuttosto che, oppure in una bonded warehouse che è appena di là dal confine, se si vuole lavorare con la Cina, per esempio. Ci sono tantissime soluzioni. Dal punto di vista logistico, Hong Kong è importante perché a sud della Cina è il porto più importante e comunque un porto internazionale, per cui okay. È un porto internazionale che importa ed esporta, mentre i porti cinesi sono quasi più importanti per esportazione, ovviamente. Okay. Senti, volevo solo aggiungere una cosa, che importare dall'Europa, cioè spedire dall'Europa via nave, ma a volte anche via aerea, costa decisamente meno che spedire dall'Asia, perché buona parte dei container, essendo la produzione quasi esclusivamente, la Cina è la fabbrica del mondo, quindi insomma, potete immaginare la merce che si muove da qui verso l'Europa. In molti casi i container tornano vuoti, quindi ovviamente gli operatori, pur di vendere qualcosa, si accontentano decisamente di meno di quello che... E questo è un grande problema, soprattutto adesso, perché i container che invece devono andare dall'altra parte del mondo verso le Americhe, ce ne sono pochi e costano tanto, in questo momento storico quantomeno. Volevo farti una domanda sul settore che rappresenti, cioè, vedi ancora spazio o questo spazio è sempre minore, il mercato è saturo, si fa sempre più fatica a entrare?
Parlando di Hong Kong, perché se ci riferiamo all'Asia, ovviamente allargandoci, ovviamente l'opportunità... Allora, al momento in Hong Kong credo noi siamo gli unici a lavorare nel settore del tableware e del kitchenware da ufficio di rappresentanza. Cioè non ci sono delle aziende che hanno un ufficio ad Hong Kong e che lavorino sul territorio. La buona parte delle aziende italiane lavora dall'Italia e quindi ha dei manager che una volta all'anno o due, quando possono, perché adesso dall'inizio del 2019 non si sono più mossi, vengono e visitano appunto le fiere, eccetera. Non siamo gli unici, c'è tanto da fare, ci sono degli importatori. Vedi spazio per il prodotto, per la distribuzione? Assolutamente, anche perché c'è ad Hong Kong sicuramente, però anche in tutto il resto dell'Asia il consumatore si sta molto evolvendo verso il bello di arredare una casa e di imbandire una tavola con degli oggetti di valore, con delle cristallerie importanti, con una posateria che abbia un peso, con dei piatti che insomma siano belli, decorativi, eccetera. Ritornando alla tua presentazione, quali sono i brand che rappresentate italiani? Vado un pochino, perché mi sa che sto parlando troppo tempo, vado un pochino avanti, veloce, e adesso ci sarà una chart con i brand. Quindi facciamo il supplier portfolio che la creiamo, siamo ovviamente sales and after sales service, assistenza tecnica dove serve, perché nel caso ci siano dei claim da parte dei clienti, ovviamente noi dobbiamo poter rispondere e sappiamo come rispondere al consumatore o all'importatore, e siamo un team di sales esperti. Queste sono alcune delle immagini che potrete trovare sui nostri social. Tableau e Promotica, dicevo che siamo partecipati da Promotica. Promotica è un'azienda molto importante in Italia, è un'azienda del settore del loyalty. Il loyalty è praticamente un settore che vive quasi esclusivamente di tableware e di kitchenware, qualche volta valigie, perché se uno fa una campagna promozionale a bollini o a short che sia, trova la tovaglia piuttosto che la posata o il coltello da cucina o la pentola, la padella, eccetera. Quindi è nel nostro settore ed è un'azienda che di recente si è quotata, che ha avuto parecchio successo ed è parte, un asset importante del nostro, della composizione di Tableau. Quindi ritorno, Diego è il CEO, Diego Toscani, anche director di Tableau, è il CEO di Promotica. Lavoriamo con le istituzioni qui da sempre, noi crediamo assolutamente che far parte della Camera di Commercio italiana ad Hong Kong sia un tassello importante del network, perché i seminari, i webinar... aiutano a capire, a integrarsi nel tessuto economico. E Hong Kong è una città dove si fa business davvero bene, dove tutti lo fanno bene, e la Camera di Commercio è fondamentale per questo. Dicevo appunto, ho aperto l'ufficio di Hong Kong di Bormio di Rocco e ho iscritto subito l'azienda Bormio di Rocco Hong Kong alla Camera di Commercio. Quando abbiamo fondato io e Diego la Tableau, abbiamo subito iscritto, siamo membri della Camera da sempre, perché crediamo appunto in questa come un'istituzione importante per anche la promozione dell'italianità. E fare sistema è fondamentale. Si,
si riesce ad avere un aiuto sulle, sul network che ti serve per fare business, sia in acquisto che in vendita, è importante. Insomma, noi abbiamo trovato i nostri supplier, i nostri logistici attraverso la Camera, ci sono tante opportunità che la Camera ci offre. Invest Hong Kong alla stessa maniera, io conosco Stefano da ormai credo una quindicina d'anni, Stefano era venuto già a trovarmi quando ero ancora in un'azienda italiana in Italia, in Ballarini, c'era un progetto di aprire per Ballarini un ufficio qui a Hong Kong, purtroppo poi svanito perché la famiglia aveva intenzione poi alla fine di vendere l'azienda come è stato, però l'aiuto che ci ha dato, che mi ha dato personalmente come imprenditore, come manager anche, prima come manager, poi come imprenditore, Invest Hong Kong è assolutamente impagabile. Quindi e in questo caso parliamo di un'azienda governativa, quindi parliamo di un'istituzione ancora più istituzione della Camera di Commercio, se vogliamo. Questi sono i nostri brand. Quindi passiamo dal, diciamo, dalla storia del Table, al Ginori 1735, un'azienda probabilmente tra le più antiche a produrre porcellana in Europa. Innovazione con Zafferano, un'azienda che è della filiera del vetro, ma poi ha... È un'azienda più di design che ha anche acquisito di recente una fornace di ceramica in Italia, quindi passata dal vetro alla ceramica, eccetera. IVV, un'azienda storica del design vetro decorativo. Pintinox è un'azienda storica dell'hotellerie, perché quello che ancora non ho detto è che siamo multi-channel, quindi noi lavoriamo con... distributori o in diretta e approcciamo sia il retail on offline che l'hospitality. Lo facciamo sia in diretta con le catene di alberghi, adesso poi vi presenterò anche il portafoglio di clienti, che attraverso distributori. Greggio è un'azienda di argenteria per la tavola, quindi abbiamo anche il materiale, tradizione, innovazione, design, materiale. Valgobbi è un'azienda innovativa perché è una coltelleria che lavora su prodotti di riciclatura, o come si dice, riciclati, meglio. Questo brand qui, Dubla, è un... porta il mio nome, è un disegno per l'hospitality, è un piatto per per il party. Easy Live è un'azienda che invece fa soprattutto retail, ceramica e porcellana. Promotica è l'azienda di cui ho parlato prima. Il gruppo Pintinox e KN Industrie sono due aziende che lavorano appunto molto sul hospitality e anche sul retail, e sono specializzate nel metallo, quindi posateria e cookware. Questi sono i nostri clienti. Andiamo dal residenziale con la famiglia reale malese, Azimut, Royal Jet e Aman. L'hospitality, il gruppo Hyatt, dove c'è anche Andaz dentro, Crowne Plaza, Four Seasons, Nicolò Hotel, Marco Polo, Rosewood, che è uno dei gruppi più attivi qui in Asia, anche adesso in America e in Europa, Raffles Hotel, San Regis, The Langham, The Venetian in Macao, e Carlton. Poi ce ne sono altri. Tutti high-end. Tutti high-end, però nella ristorazione... Okay. Ci sono assolutamente clienti che hanno invece una,
insomma, passiamo da 8,5 Bombana, che è l'unico 3 stelle Michelin fuori dall'Italia, quindi assolutamente high-end, a un posto molto casual come la Rambla, a un gruppo easy come il Pirata, a un ristorante indipendente come Roots Eatery, ma anche Camden Nut Singapore, FAM, Castellana è un alto di gamma, Octavo, il gruppo Octavo è un gruppo di alto di gamma, e il Grande sono ristoranti assolutamente casual, easy. Poi abbiamo il gruppo Black Sheep, che ha dalla birreria, aperitiveria, come si dice? Aperitiveria, al ristorante fine dining. Okay. Quindi questa è la ristorazione. E per quanto riguarda, appunto, avevo anticipato prima invece il retail, abbiamo City Super, So, Going On, Hong Kong TV Mall, e lavoriamo anche con il mio amico Michele, che poi infatti arriverà subito dopo, Simply Fresh è la sua, quindi l'online è una piccolissima cosa per Simply Fresh, perché Simply Fresh è importantissimo soprattutto per il fresco, e noi lavoriamo con loro con una piccola partecipazione. Questo è quanto. Io grazie, magari non avervi annoiato troppo. Se vuoi magari portare la tua mail o scrivere la tua mail anche nella chat, lo puoi fare, insomma, se vuoi essere contattato. Passerei la parola a Michele brevemente prima di chiudere, e quindi chiederei a lui di raccontarci la sua esperienza. Vai, raccontaci brevemente la tua esperienza sul mercato e quello che fai. Beh, la mia esperienza, diciamo che è partita qua ad Hong Kong, sono arrivato nel 2008 e comunque con un precedente, con un passato, diciamo, nell'F&B. Sono stato in cucina 20 anni, tra cui gli ultimi 10 ho passati con Mauro Liassi, ed è proprio grazie a lui che siamo arrivati qua insieme, perché abbiamo aperto un ristorante, una consulenza. E dopo 2 anni, finita la consulenza, ho deciso di passare, diciamo, rimanere nell'F&B, ma passare dall'altra parte dalla cucina, diciamo, a quello che poteva essere probabilmente una delle passioni che ho sempre coltivato, quindi quella di iniziare a portare, a rappresentare le aziende italiane. Quindi ho preso in mano questa piccola realtà nel 2010, che si chiamava Review, che allora faceva tipo una ventina di ristorantini piccoli, e diciamo che abbiamo fatto in 10-11 anni una crescita importante, grazie soprattutto un po' all'impostazione di lavoro che merito anche di Mauro, che mi aveva un po' sempre inculcato, che era quella del lavoro di squadra. Grazie un po' alla fortuna, grazie un po' anche un po' di cose, anche alla serietà dei collaboratori che ho trovato qua e mi hanno aiutato in questo progetto, abbiamo creato una bella squadra di lavoro. Diciamo che rispetto a qualche altra realtà di distribuzione, qualche mio competitor che hanno più questa hanno compagnie, diciamo, sviluppate sulla persona singola, la mia è stata una decisione di sviluppare un team di lavoro, un team che adesso da 6-7 che eravamo siamo diventati in 50, quindi siamo una delle realtà probabilmente più grandi di rappresentanza dei prodotti italiani a Hong Kong, forse sono la prima o la seconda, e lo sviluppo è stato importante. Diciamo che ho un ragazzo italiano che mi segue tutta la parte delle verdure, ho una ragazza che si chiama Leonardo, Francesca, che mi segue tutta la parte, oltre ad essere mia direttrice vendite, ma mi segue tutta la parte della carne del congelato, e ho Fabio, che ha anche lui esperienza qua, più di 20 anni su Hong Kong, che è il mio wine director, che segue tutta la parte del beverage e degli spirit,
E poi ho un quality control, Stefano, che mi segue tutta la parte del, giustamente, del controllo qualità. Lavoriamo adesso con... vado un po' veloce, giusto per... Scusa, Alessio, non so se riesci a condividere. Ho alcune slides che mi ha mandato Michele, non so se riesci. Come no? Ecco, magari... Mettile sempre in modalità presentazione. È un PDF, per cui... È un PDF, per cui riesco... Magari allargalo un pochino. Allora, facciamo così. Ecco. Ok, perfetto. Ok, Breview è l'azienda, diciamo, di cui vi stavo parlando. Poi nel 2017 siamo stati acquisiti, già abbastanza grandi, dal gruppo Inalca, AFB. Ok. Quindi, grazie. Questa è la realtà, diciamo, worldwide di Inalca Food and Beverage. L'ultima acquisizione, quella della Polonia, dello scorso anno, è diventata anche quella verde. Diciamo una bella realtà dove insieme, grazie a loro, abbiamo iniziato anche, perché il loro core business, abbiamo iniziato anche la carne, che prima non trattavamo, quindi la carne fresca dall'Australia, e anche il beverage, quindi questo è Augusto, che è il founder CEO dell'azienda. E poi scendendo, questo qua è il gruppo Cremonini, che penso che conosciate bene, il gruppo Mark, che distribuisce 22.000 ristoranti in Italia, Chef Express e Inalca Carni. Poi, a parte delle supply chain, il portafoglio prodotti, questo... è sempre worldwide del gruppo IFB, che è il gruppo, la parte del gruppo che segue, diciamo, le varie distribuzioni, quindi i vari filiali. In Asia, diciamo, abbiamo oltre... Io rappresento solo Hong Kong e Macao, ma hanno altre 4 filiali in Cina, 7 filiali in Thailandia, una in Malesia e 2/3 stanno prendendo la terza in Australia, okay, per quanto riguarda la parte asiatica. Breview, come dicevo, abbiamo tutte le certificazioni, diciamo, possibili. L'ultima è stata aggiornata un mese fa, la ISO 22000. Ecco, diciamo che la parte che abbiamo sviluppato in questi anni è stata più focalizzata sul frozen, sulla parte del congelato. E sulla parte del beverage, mentre il nostro, la parte dei salumi, formaggi, che era il nostro core business all'inizio, è rimasto molto forte, diciamo, anche perché l'85% delle aziende, noi importiamo, rappresento, diciamo, quasi 130 aziende italiane. Queste sono una parte, poi del food, anche qualcuna in fondo del beverage, Marchese di Barolo, Santa Margherita. Prosecco è stata una delle ultime, diciamo, ad essere entrata, uno degli ultimi prodotti a essere entrata nel portfolio, ma stiamo sviluppando abbastanza bene. Facciamo già, nel giro di un anno faccio già container 40 feet solo di prosecco, quindi diciamo siamo una realtà molto dinamica, c'ho un 11 venditori, quindi diciamo il marketing, per quanto magari per Vincenzo potrebbe essere una delle strategie più importanti. Ecco, per noi il marketing lo facciamo più passa parola, perché la comunità di Hong Kong è molto piccola, i chef sono molto legati da loro, quanto metti nel mercato un prodotto che comunque funziona, è molto più veloce il marketing, il passaggio che c'è comunicativo tra i vari chef, di quello che magari può sviluppare un qualsiasi strumento di marketing, anche perché i chef poi non stanno sempre, stanno più in cucina che negli uffici, quindi diciamo che quanto mi porto un prodotto interessante si sparge la voce abbastanza velocemente. Anche a te, scusa, nostra... se ti interrompo, faccio la stessa domanda. Vedi ancora spazio per il food and beverage italiano o anche qui è... un po' saturo il mercato? A Hong Kong, rispetto alle vari paesi asiatici, è sicuramente un mercato molto difficile, perché come si diceva prima, è un mercato senza, cioè
Tax free. A parte i liquori sopra il 30% di percentuale alcolica, tutto il resto è tax free. Per il food è molto libero, un mercato piccolo, siamo solo in 8 milioni con qualche centinaia di migliaia di ristoranti, quindi la competizione è a livelli altissimi. E tutti, soprattutto da 8 anni a sta parte, siano 8 anni, quanto hanno tolto le tasse sull'alcol, sono arrivati soprattutto per i beverage tantissimi produttori, hanno spinto su Hong Kong e adesso penso che sia una realtà quasi quella del beverage di 3.000 distributori di vino, se non sbaglio, forse più. In un mercato piccolo come Hong Kong ti faccio immaginare che livello di competizione abbiamo, quindi è un mercato sicuramente maturo e sofisticato, perché è comunque una realtà molto alta. E lo chef e anche il sommelier ha molte pretese, perché comunque è una realtà importante. Anche il cliente stesso è un cliente sofisticato di Hong Kong, quindi un cliente che viaggia spesso in Italia, in Europa, conosce i prodotti a volte meglio anche del sommelier o del... Certo. Ma fate anche grande distribuzione o solo Oreca? Ah, noi siamo focalizzati sul Oreca, abbiamo circa 900 clienti, su Hong Kong e tipo quasi 40 su Macao. Of course, Macao sono maggior parte five star hotel e Hong Kong abbiamo le 4-5 five star hotel, 4-5 stelle, anche perché il nostro portfolio è un portfolio medio-alto, quindi non okay. Un portfolio e ristorazione la copriamo abbastanza tutta. Sul retail lavoriamo con che è il 5% del nostro business, lavoriamo con circa 8, se mi sembra, lavoriamo con Yatas, Super, Fusion, 360, okay. Oliver con le verdure, però comunque sono un 5%, anche perché parecchie compagnie di retail, parecchi gruppi hanno iniziato già da anni a farsi una propria piattaforma in Italia, quindi comprano direttamente e importano direttamente, quindi bypassano un po' il lavoro del distributore, perché probabilmente hanno già dei volumi abbastanza grandi che gli permette anche di potersi pagare le spese della warehouse e della logistica interna. Okay. Noi siamo strutturati con circa, mi sembra, 3.500 square feet, metri quadrati di warehouse, 38.000. Okay. Abbiamo 28.000, questo era un po', abbiamo siamo cresciuti un po' nell'ultimo anno, non è stato forse dell'anno scorso, perché abbiamo preso un warehouse, visto abbiamo incrementato molto il congelato, appena fatto una cella di 100 metri quadrati nuova solo per il frozen. Abbiamo 8 camion con doppia temperatura che girano in città tutti i giorni e sì, più o meno questa è la nostra realtà. Ok, grazie mille Michele. Visto che siamo quasi alla conclusione, magari farei semplicemente un giro rapidissimo e vi chiederei magari anzi partiamo proprio da te, consigli utili e pratici per una piccola e media impresa che voglia approcciare il mercato. Beh, appunto per il discorso che Hong Kong è un mercato abbastanza difficile, quindi consiglierei soprattutto una bella, cioè il prodotto deve essere strategicamente importante, diciamo a livello qualitativo e con un prezzo, soprattutto perché negli ultimi anni si fa molto più caso al prezzo di prima, perché per tutte le fasi un po' critiche e tra proteste e comunque e Covid, la città comunque come tutte soffre un pochino, quindi il cliente è molto più attento al prezzo, rispetto a prima, quindi è importante fare prima una bella strategia di mercato e un po' di ricerca prima di magari approcciarlo. Prima di approcciarlo
perché è difficile come mercato. Però okay, se si sceglie il prodotto giusto, che ha anche un buon prezzo, è un mercato che dà soddisfazioni poi alla lunga. Ok. Ivano? Essere troppo distratti, però se non vorrei essere provocatorio, ma non credo comunque. C'è Hong Kong è sicuramente il porto d'ingresso per la Cina. E Hong Kong è un mercato, sono 7 milioni di persone che consumano e sta uscendo adesso la pandemia prima del resto del mondo. Credo probabilmente il primo paese che esce a parte la Cina e si affaccia anche alla Cina, che è un mercato che è forse 1500 volte più grande di Hong Kong. L'opportunità in Cina esige che si trasferiscano delle produzioni in questa parte del mondo. Quindi per venire a vendere è di breve termine, per venire a prosperare, cioè medio e lungo termine, serve portare parte delle produzioni in Cina, perché questa produttiva italiana non sarà mai in grado di soddisfare la domanda cinese. La domanda cinese è di gran lunga superiore. Tante acquisizioni del passato, anche in tempi recenti, come aziende di cucina, viene in mente la Schneider o con Cantilab, si sono trovati in difficoltà perché qua tre cucine al mese non servono a niente a nessuno, ce ne vanno 1000 come capacità produttiva, e con 1000 dipendenti nella zona di Bergamo non si riempirà mai la Cina di cucine. E nel settore specifico, tanto per dare un esempio, qua si cerca di consolidare e tendono a vendere le case. Io sono nel real estate, quindi faccio sia residenziale che commerciale. Le case oggi vengono quasi vendute in modo che chi le compra deve entrare soltanto con lo spazzolino da dente senza neanche l'accappatoio. E quindi tutti questi componenti, e anche includendo anche il tableware, volendo, possono già essere integrati all'interno di un appartamento in vendita. E qua, andando su appartamento in vendita, si parla di minimo 22 piani per arrivare a 70 e 80 e 5 appartamenti per piano. Quindi soltanto un palazzo necessita di una capacità produttiva che l'Italia non avrà mai. Cioè, in Italia, un po' come questo oggetto qua, che abbiamo più o meno tutti in mano dalla mattina alla sera, sarà il design italiano, come questo è design in Cupertino, ma prodotto a Chongqing, piuttosto che a Longguan e a Canton. Quindi affacciarsi in questa ottica, affacciarsi nel medio lungo termine verso questa parte del mondo attraverso Hong Kong, non bisogna dimenticare l'aspetto produttivo e di capacità necessaria per servire un mercato come quello cinese. Grazie. Vincenzo, due parole anche da parte tua. Condivido assolutamente l'opinione sia di Michele che di Ivano. Ti dirò di più, nel nostro settore tableware e kitchenware siamo un pochino in ritardo noi italiani rispetto a, per esempio, ai tedeschi o ai francesi. I tedeschi già 15 anni fa erano in Cina con i loro brand a produrre i loro brand in Cina e a distribuirli in Cina. Il gruppo Fissler, il gruppo Zwilling, addirittura Zwilling, che è un'azienda di coltelli da cucina, in Cina ha cominciato a produrre cookware ed è diventata un'azienda leader sia per i coltelli a quel punto che per il cookware. Il consumatore cinese, una volta che il prodotto era certificato da un brand importante occidentale, tedesco nella fattispecie, ma anche di una qualità superiore, lo comprava volentieri e spendeva quanto avrebbe speso a comprarlo in Italia o in Germania. Il discorso Cupertino, design. In Cupertino e made in China assolutamente vale, solo che quelli di Cupertino ci hanno speso tantissimo in marketing. Il motivo per cui io dico il marketing è fondamentale prima ancora della vendita, perché se non ci si posiziona sul mercato si vende senza dare storia e sviluppo ai nostri prodotti, quindi bisogna arrivare qua avendo protezione protezioni intellettuali di ogni genere, se ci sono dei brevetti, i brand, i sub brand, eccetera eccetera. Bisogna arrivare qua con la capacità di promuovere il proprio design, e quindi attraverso tutte le leve di marketing possibili,
con l'intenzione eventualmente di sviluppare dei rapporti anche di joint venture o di aprire l'azienda produttiva, quindi come dice giustamente Ivano, arrivare in Cina dove c'è un miliardo di consumatori e spingere un prodotto e poi non avere la possibilità di venderlo è come sparare con un cannone su una formica. Bisogna avere una strategia a lungo termine, okay. Trovare i partner giusti, studiare i mercati, assolutamente. Ok, grazie. Stefano, lascio a te chiudere il webinar. Ringrazio intanto voi tutti per la disponibilità. Ma anch'io ringrazio tutti, è stato estremamente interessante, anche se ci siamo dilungati un po', ma io ritengo che chi ha avuto la pazienza di stare con noi quasi 2 ore è stato ripagato da un mare di informazioni di grande interesse. Io direi che abbiamo visto soprattutto, mi ha fatto piacere la scelta di Vincenzo e di Michele, perché sono 2 casi emblematici di come noi ci rapportiamo, di come operiamo nel mondo e in Italia. E in tutti e 2 casi il rapporto è iniziato molti anni fa. Questo per dire, noi siamo l'agenzia responsabile dell'attrazione degli investimenti, ma come io dico sempre, se io dovessi andare in un'azienda e dire buongiorno, Hong Kong è un posto bellissimo, si pagano poche tasse, vieni e investi qua, mi prendo per stupido, ma questo qui che mi viene a raccontare. Il nostro rapporto inizia facendo amicizia con le aziende per poi finire magari 10 anni dopo in operazioni come Inalca e Vincenzo. 2 casi emblematici, dicevo, perché nel caso di Vincenzo ci siamo conosciuti, come diceva lui, 15 anni fa in Ballarini. Abbiamo cominciato a parlare come potenzialmente aprire un'operazione di Ballarini a Hong Kong, non si è realizzata. Vincenzo poi ha lavorato per un'altra azienda importante che invece ha operato l'iniziativa, l'apertura a Hong Kong, e poi si è sviluppato ulteriormente, anche questo è molto un caso molto tipico di noi italiani a Hong Kong. Lui personalmente ha investito con le sue risorse, con i suoi sforzi, con le sue capacità, con la sua esperienza per sviluppare una propria attività che oggi sta andando molto bene. Di molto interessante, e questo è il percorso che noi vediamo molto spesso tra gli italiani all'estero. Nell'altro caso invece, mi ricordo benissimo la nostra visita in Alca con i colleghi di Hong Kong, Jimmy, Chang, con Cindy che avete conosciuto stamattina, e mi ricordo che c'era questo grande interesse ad aprire in Cina ad Hong Kong, ma mi ricordo benissimo che proprio il dottor Ballarini ci diceva, scusa, il dottor Cremonini ci aveva detto, ma noi non abbiamo tempo, se mi trovate un'azienda da comprare noi la compriamo, vogliamo un'azienda che sia già pronta sul mercato, che sia già. Questo ha portato a un paio di passi, Michele ne ha parlato, ma comunque si è concluso alla fine con l'acquisizione dell'azienda che Michele stesso aveva avviato, se non sbaglio, giusto Michele? Quindi esatto. Anche in questo caso abbiamo l'esempio di un imprenditore, di una persona fisica italiana che con la sua grande volontà, con la sua grande disponibilità e senso dell'avventura, se vuoi, hanno portato a creare delle realtà italiane che oggi sono realtà di successo. Per un percorso o per l'altro sono comunque realtà di successo. Io ho viaggiato moltissimo in Cina e vi assicuro che in Cina, dove la situazione è molto più complessa, molto, molto, molto più complessa, la stragrande maggioranza delle aziende italiane che vendono, non parlo di grandi aziende, ma le grandi aziende che vendono prodotti di consumo, prodotti food and beverage, prodotti di moda, eccetera, sono fatte da Michele e Vincenzo del caso, che sono andati in Cina e hanno creato, con a volte con risorse molto modeste, quasi sempre con scarsissimo supporto da parte delle aziende italiane, questo bisogna dirlo, non so se condividete questa cosa, molto spesso le attività, queste avventure, se lasciatemele chiamare avventure, da parte di persone fisiche italiane che si spostano e vogliono, hanno questa grande passione, questa grande volontà di portare il Made in Italy, il prodotto italiano in Cina o nel mondo. Spesso le aziende italiane non gli danno sostegno, gli dicono sì sì, bene, io ho qui il mio prodotto, è più bello del mondo, fammi una bella lettera di credito e io ti mando tutti i container che vuoi, cosa che nella maggior parte dei casi
è un percorso impossibile per chi, come nel caso di Vincenzo e Michele, io credo, perché in questo caso sto interpretando il ruolo di centinaia di italiani che ho conosciuto, diciamo che in Cina. No, è più o meno vero. Piccolo imprenditore. Stefano, fa fatica a aprire. Piccolo imprenditore fa fatica. È vero, però noi, nel nostro caso, parlo per me ovviamente, noi abbiamo trovato delle aziende invece che hanno capito, probabilmente perché hanno preso delle musate anche in passato, c'è da dirlo, ecco. E sono molto supportive, anzi io devo ringraziare le aziende che rappresentiamo in Asia, perché sono davvero molto più attente, hanno anche incominciato a capire che qui siamo a 6 ore di differenza oraria e che le, per esempio, i webinar o le conference call le dobbiamo fare nella loro mattinata, che equivale al nostro pomeriggio. E non è una cosa semplice, vero? No. Stefano? Cioè, immagino che tu l'abbia assolutamente. Quindi, ma Vincenzo, ovviamente io approvo anch'io. Delle piccole aziende con cui ho iniziato, diciamola tutta, ecco Michele, bravo, diciamola tutta. È facile dare supporto e sostegno a un'azienda di successo come Inalca e come Vincenzo oggi a Hong Kong, e non è così facile, non è così scontato, anzi non succede quasi mai, quando il Vincenzo o il Michele dicono domani apro un'azienda ad Hong Kong per distribuire tableware o food, mi date una mano? Capito, è molto difficile. Comunque era soltanto un elogio al grande senso di imprenditorialità, di passione e di volontà che abbiamo noi italiani nel mondo, e non dico niente di nuovo, ovviamente lo sappiamo tutti, era soltanto un incitamento, un invito alle aziende italiane, a quelle che ancora avranno la pazienza di ascoltarci, di dare un sostegno a questi personaggi. E poi un'altra cosa volevo dire nel settore del food, in tutti i settori, tutti sapete bene il fenomeno dell'Italian sounding. In Cina è strapieno. Voi andate in un supermercato cinese, un po' meno Hong Kong ovviamente, ma in Cina strapieno di supermercati, andate a cercare le pizze surgelate, sono nella migliore delle casi, sono fatte made in Germany, più delle volte made in Australia, made in USA, made in dappertutto, meno che in Cina, purtroppo meno che in Italia. Sì. Sono tutti nomi italiani, Sanremo, Pisa, la Torre di Pisa in Bella Vista, sulla pizza, sugli spaghetti. C'è di tutto e di più, spagnoli, tedeschi, australiani. Tutti i calici hanno un nome. Chiedetevi perché, la risposta è semplicissima, la domanda di prodotti italiani è fortissima, la più forte del mondo, ma l'offerta di prodotti italiani è zero, perché gli italiani non ci vanno. Gli italiani si aspettano che Vincenzo e Michele facciano il lavoro per loro e in più ci mettono anche i soldi per finanziarlo. Questo è il vero problema. Riempiamo questi spazi lasciati liberi ai stranieri con gli spaghetti made in Australia, il pomodoro made in California e così via, per non parlare del resto. Questo era il mio messaggio, per quale motivo ritengo che ci devono essere più Vincenzo e Michele dall'Italia, ce ne sono tanti, andare a aprire e andare a occupare gli spazi. E altrettanto ci devono essere le istituzioni come voi a supportare e a far sistema, e ci devono essere gli Alessio che non esportiamo in Italia, che devono fare divulgazione, perché il primo passo è dare le informazioni, no? Adesso nel mondo attuale è difficile il contrario, non trovarle, no? Però sì. Se si fa un'azione push anche sulle informazioni, è comunque qualcosa di utile alle imprese, agli imprenditori. Ecco, la Camera di Commercio, ovviamente io lascerei concludere proprio Ivano, perché lui è il personaggio migliore per concludere questa cosa. La Camera di Commercio è ovviamente un'istituzione importante ad Hong Kong, a disposizione delle aziende italiane. Farne parte non costa una follia, e secondo me, se si è attivi, adesso abbiamo questa grande fortuna, secondo me ho avuto l'opportunità, dopo 30 anni che vanno a Hong Kong, ho avuto l'opportunità di conoscerlo, è una persona che giudico estremamente pratica, molto, molto decisa a migliorare le cose, e io, noi, Invest Hong Kong, penso tutti noi, la comunità italiana, abbiamo intenzione di stare insieme, unirsi, fare sistema, organizzare tutto il possibile per portare più prodotti italiani, più aziende italiane ad Hong Kong. Devo anche dire una parola, la vorrei spendere anche
per dire che abbiamo la grande fortuna di avere per due volte, per due turni, almeno per i passati 8-10 anni, dei consoli generali italiani a Hong Kong che sono dei grandi personaggi, veramente che stimo tantissimo. È una cosa che mi dà grande soddisfazione, sì, perché spesso noi abbiamo avuto, verissimo, non voglio dire casi negativi, no, ma abbiamo un cattivo approccio nei confronti delle istituzioni, e abbiamo invece, non so, sarà la mosca bianca, non lo so, ad Hong Kong, e almeno per due casi di fila, 4 anni ognuno se non sbaglio, di personaggi che sono di grandissimo livello, di grandissima passione, che non sono i consoli diplomatici che vanno, passano le giornate nel club, nel campo da tennis, eccetera, o al golf, ma sono veramente sul campo, e sono i veri venditori italiani. Ecco, questa è una cosa che a me ha fatto moltissimo piacere. Non parlo più, perché se io parlo poi non mi fermo più. Ivano, lascia a te commentare su tutto quello che abbiamo detto. No, sono assolutamente d'accordo su quello che dici, mi fa molto piacere conoscervi e sono contento di aver iniziato dopo un mese che ho preso questo incarico di entrare in contatto con te. Sono sicuro che saremo 2 anni in discesa, sperando che il Covid ti aiuti, aiuti anche voi in Italia. Per quanto riguarda il console, credo che vi chiederemo di aiutarci a incatenarlo a Hong Kong, perché un bel giorno lo manderanno da un'altra parte e speriamo di avere fortuna un'altra volta, ma come hai detto tu, gli ultimi due console sono stati eccezionali per noi. In un periodo anche di alti e bassi come questo, era importante avere un punto di riferimento solido che guardava non soltanto agli italiani di tutti i livelli, senza guardare al EBITDA o il PNL. Un'ultima parola volevo spenderla sul un po' tempo, ma me la sono dimenticata, non credo sia stata toccata, sulla parte dei finanziamenti. Adesso io sto cercando di strutturare un nucleo della Camera che faccia come anello per la divulgazione delle possibilità di accedere al finanziamento locale, che per le aziende italiane è estremamente importante. Io da un mese che più o meno guardo questo aspetto dell'economia di Hong Kong, mi sono reso conto e ho conosciuto personalmente due aziende i cui impianti sono stati finanziati dal governo di Hong Kong a fondo perduto per il 40%, e ho conosciuto un'azienda che ha partecipato a due bandi di gara senza sapere, grazie al console peraltro, senza sapere che c'erano i bandi di gara a Hong Kong. Invece ci sono, ma sono un po' complicati, cioè ci va un'assistenza per poter accedere a questa opportunità, e questa azienda ha partecipato a due bandi e li ha vinti entrambi, portando il suo fatturato a Hong Kong a essere forse doppio del fatturato in Italia nel giro di 6 mesi. Ora, la Camera dovrebbe, forse l'ha fatto in passato, ma stiamo cercando di chiudere la parentesi Covid, che speriamo non si presenti più, almeno in queste dimensioni catastrofiche, e la Camera cercherà di fare da anello per convogliare verso la comunità italiana del business che si affaccia a questa parte del mondo questo tipo di informazioni, e poi assicurare anche il supporto per poter accedere al finanziamento, perché oltre alle banche che qua sono presenti, da UBI adesso incorporate dentro Intesa e Unicredit, la parte del governo di finanziamento alle imprese, soprattutto sulla sostenibilità, è estremamente importante. La conoscenza è un po' difficile, ma la Camera cercherà di fare da ponte tra le aziende italiane e l'accesso al finanziamento. Con questo concludo, anch'io, se mi lascio fermarmi. Ok, grazie. Davvero un piacere, grazie. Bene, grazie a voi tutti, in bocca al lupo per le vostre rispettive attività, grazie a coloro che ci hanno seguito in oltre 2 ore di webinar, e buon weekend a tutti. Grazie mille. Grazie a tutti. Buon weekend. Ciao. Ciao. Ciao.